L'Acquameno, 22-23 giugno, Pulcinella Ischia, Pulcinella nel comune di L'Acquameno, ma soprattutto il Teatro San Carlo all'Acquameno. Finalmente il San Carlo, perché manca dal 98, un passaggio veramente come una meteora e poi nulla più. E questo veramente lo devo al sindaco, lo devo all'assessore alla cultura Cecilia Improta, lo devo ad una forza di donne e uomini che si sono messi insieme per creare questo evento, e vogliamo che non sia un evento unico, ma vogliamo che questo percorso continui, che, come giustamente vuole il sindaco, che la cultura sia una di casa all'Acquameno e che tutte le manifestazioni estive e invernali abbiano come filo conduttore la cultura con la C maiuscola, e il San Carlo sarà al suo fianco sempre. E il balletto in particolare, anche questa è una novità, insomma, ad Ischia siamo abituati a vedere spettacoli di tutti i tipi, il balletto però insomma è un'arte particolare di cui certo non se ne vede e non si sente parlare tutti i giorni. Sì, hai fatto una domanda molto giusta, perché è vero, il San Carlo è uno dei pochi teatri in Italia, siamo solo in tre, che ha fortemente voluto non solo mantenere ma rilanciare il corpo di ballo, perché è un'arte meravigliosa, vedrete stasera, e quella di stasera è un omaggio a quello che è il nostro territorio, un omaggio dei nostri ballerini, un omaggio di artisti come Lello Esposito, di Nappa che è il coreografo. È veramente un dono, speriamo gradito, che vogliamo fare agli ospiti di L'Acquameno. È un progetto ambizioso che si realizza, fortemente voluto dal mio assessore alla cultura, avvocato Cecilia Prota, dal mio consigliere delegato al turismo Antonio Monti e all'intera amministrazione comunale. Ci abbiamo lavorato un anno, è un sogno per me che si realizza insieme, devo dire, ringraziare la Regione Campania e il sovrintendente del Teatro San Carlo, la dottoressa Purchia, per la sensibilità istituzionale, per l'impegno profuso. È un sogno che si realizza perché per me è il coronamento di un percorso che ci ha visto impegnati con Cecilia Prota per tenere vivo culturalmente il nostro comune. Abbiamo fatto tanto, pur tra mille difficoltà, e il Teatro San Carlo che scende in piazza a Santa Restituta per noi è veramente motivo di grossa soddisfazione.